Ben approdati nuovamente sul mio canale. Un nuovo video in collaborazione con le survivor di YouTube, le uniche, le vere, originali sopravvissute. A tal proposito, troverete i link delle altre ragazze che hanno collaborato, quindi Antonella, Florinda e Azzurra, nell'info box. Mi raccomando, passate dai loro canali. Sempre da un'idea della auto Antonella del canale, i consigli di Antonella 2, sono diventata bravissima ormai a calibrarlo perfettamente al centro, che ci ha, come dire, esortato a fare una piccola selezione dei profumi che noi potevamo ritenere più adatti per questo inverno, quindi caldi, avvolgenti, inebrianti, soddisfacenti. E allora, senza alcun indugio, andiamo a cominciare. Ho fatto una bella selezione fra tutti quanti i miei profumi e credetemi, stanno aumentando. Forse dovrò fare un recap della mia parfum collection. Penso proprio di sì. E ce n'è per tutti i gusti, low cost, ho trovato anche dei dupe, medium cost e high cost. Dipende tutto da voi. Cominciamo con un classicone dei classiconi, Hypnotic Poison, l'edizione del 2014, perché ce n'è una precedente la cui piramide olfattiva è molto più complessa e diversa da quella di adesso. Era un profumo molto più carico, molto più intenso, forte, che dava anche un po' alla testa e ci voleva davvero un bello spirito per portarlo, anche se a me piaceva anche quella versione. Sicuramente questa è più portabile da tutti e quasi un po' più fresca, diciamo. Io ho questa versione roll-on che è assolutamente deliziosa, il pack troppo troppo carino e come vedete c'è la sferetta, profumo meraviglioso come sempre, io Hypnotic lo amo, anche se un mio amico mi ha suggerito di provare Midnight perché forse potrebbe accordarsi di più alla mia personalità. Vedremo, vedremo. Hypnotic Poison, un profumo che ormai è nel cuore di tutti, o in un lato o nell'altro, perché è uno di quei profumi che o lo ami o lo odi. È un orientale vanigliato con una fantastica apertura di liquirizia e mandorla, dove la mandorla, devo essere sincera, la fa da padrona, perché la liquirizia è quella che si sente un pochino meno in apertura. Il cuore presenta una delle fragranze che io amo di più, il gelsomino, in questo caso gelsomino Sambac, e poi il fiore d'arancio, che è un'altra delle essenze del mio cuore, che va, diciamo, a dargli un pochino quella freschezza che alla prima edizione mancava. Devo dire che gelsomino e fiore d'arancio si sposano benissimo insieme e poi come note di fondo abbiamo vaniglia e fava tonka che si danno manforte a vicenda e lo rendono veramente un profumo dolce, dolce, ma grazie a quella nota di fiore d'arancio non eccessivamente stucchevole. È sicuramente un profumo ricco, un profumo goloso. Un profumo sempre per donne che non vogliono passare inosservate, come tutti i profumi che io prediligo portare, perché, gente, la mia nota caratteriale è esattamente quella. Poi, un orientale non può che catturarmi il cuore istantaneamente. Quindi, di norma, la maggior parte dei profumi che porto io sono esattamente quelli. E questo davvero è un profumo dolce, liquoroso, con un pizzico di freschezza dato dal fiore d'arancio.
Questo ve lo consiglio veramente tantissimo. E anche questa versione qua non è affatto male perché è parecchio intenso, non è esattamente, penso che sia una formula che è leggermente oleosa e questo lo fa durare un pochino di più e lo rende un pochino più forte, più intenso. Mamma mia, che bontade, che bontade. Di tutta la piramide olfattiva, quello che io sento più preponderante è gelsomino, fiore d'arancio, mandorla e vaniglia. Lo amo. Di questo profumo vi posso consigliare ben due dupe. Uno è praticamente super arci stra mega noto ed è il Tesori d'Oriente, fiore del dragone. Diciamo che è molto molto vicina la similitudine con l'Hypnotic Poisson originale, ma questo è leggermente più fresco, diciamo un pochino meno carico. Quindi se vi piace comunque la melodia dell'Hypnotic Poisson, ma lo trovate un po' troppo pesante da portare, potete optare per quello di Tesori d'Oriente, che è un po' più fresco, un pochino più leggero, perché la nota floreale è leggermente più preponderante rispetto a quella ricca e dolce della vaniglia, della fava tonka e della mandorla. Altro dupe che vi consiglio ad occhi chiusi perché io amo questi profumi dupe, che più che dupe chiamerei profumi di ispirazione, perché comunque come ingredientistica non sono mai perfettamente identici, ma riescono comunque a riprodurre alla perfezione l'allure del profumo a cui si ispirano, quindi una magia praticamente. E questi sono i profumi di Satricum Profumi. Il numero 01, Venere, è ispirato appunto ad Hypnotic Poisson. Ora vi sto facendo vedere i nuovi pack, sia per quanto riguarda il pack secondario che per quanto riguarda il pack primario. E non so se potete apprezzare la bellezza del flacone con tutti questi bellissimi fiori stampati. È veramente meraviglioso. Io non so se riesco a farvelo vedere bene come merita, proviamo. Forse così riuscite ad apprezzarlo meglio. È veramente stupendo. Questo è il flacone da 30 ml, vi assicuro che vi dura una vita. Non ricordo esattamente il prezzo, credo sul sito stiano sui 12 o 12,90 euro. Io comunque vi lascerò il link al sito di Satricum nell'info box. Sul sito rivendono anche altri prodotti, creme per il corpo, olio per il corpo, creme viso, sieri, profumatori per il bucato che non vi dico quanto sono buoni. E c'è un po' di tutto da sfulciare. Io sto usando il profumatore per il bucato ora al fiore di tiare e vaniglia che ve lo dico a fare. Poi vi farò un video a parte per quanto riguarda i prodotti Satricum. In più vi lascerò anche il mio codice sconto, con cui avrete lo sconto del 10% su tutto il sito. E questo è un dupe veramente fenomenale, perché ha una durata eccelsa, davvero. Dalle 8 ore in su durano i profumi di Satricum, si sentono veramente tanto, sono persistenti e sono davvero ottimi ed ha... Io l'ho provato più e più volte, ha davvero la stessa medesima evoluzione dell'Hypnotic Poisson di Dior. Mamma mia. Mamma mia, la mandorla poi si sente in un modo assolutamente pauroso. Buonissimo. Quindi, che dire di più? Avete l'Hypnotic? Avete due formidabili dupe per tutte le tasche, quindi a seconda di quello che preferite. E chiudiamo Hypnotic Poisson e passiamo al successivo.
Proseguendo con Satricum, voglio assolutamente parlarvi di questo. Madonna mia, questa è la mia nuova ossessione del momento. Da quando Sara me l'ha fatto sentire in negozio, sono andata totalmente fuori di testa. Su Satricum lo trovate con il numero 74, il nome è Aromatic Café, ma questo profumo, gente, si ispira all'Intense Café di Montale ed è assolutamente paradisiaco. Io non avrei mai immaginato che potesse piacermi così tanto un profumo del genere. Innanzitutto con la rosa sono un po' borderline, perché alcune tipologie di rose mi danno mal di testa. E il caffè, sinceramente, in un profumo mi strideva tantissimo. Dico, ma il caffè, boh. Ma siamo sicuri? Ma siamo certi? Poi insieme alla rosa, ma cosa c'entrano l'uno con l'altro? E invece questo è pura poesia. Intanto, vabbè, vogliamo parlare sempre del pack con tutti i chicchi di caffè, le foglie della pianta del caffè. Quanto può essere bello e... mamma mia, non ce la posso fare, gente. Io quando le sento muoio. Muoio! Ma andiamo a vedere assolutamente la piramide olfattiva. Allora, questo qui, Intense Café, è un profumo del 2013 e pur essendo un orientale vanigliato, è un profumo assolutamente unisex. Perché sia il caffè, che non è prepotente, ma dà quel tocco di amarezza che serve, di tostatura proprio, perché non è il caffè in quanto bevanda, ma il caffè è proprio come chicco tostato. E l'ambra che si trova nelle note di fondo vanno a dargli quel bilanciamento che lo rende assolutamente unisex come profumo. Allora, le note di apertura sono note floreali e si sentono molto delicate, vanno proprio a fare da cornice. Poi entra la rosa, ma non è quella rosa stucchevole, polverosa, dei profumi de nonna, per disse. No, no, assolutamente. È una rosa dolce, corposa, intensa. È sensuale, gente, questo è proprio un profumo da miau, agrr, però con classe. È un profumo elegante, è un profumo signorile, è un profumo carismatico, è un profumo di una donna di carattere e di corpo e di spessore. Wow! Note di base, vaniglia, muschio bianco e ambra, e questo gli dà quella dolcezza che me lo fa amare follemente ancora di più. Devo dire che vaniglia e muschio bianco sono una bella lotta, ma leggermente prevale il muschio bianco, che è un po' meno stucchevole rispetto alla vaniglia, e penso che anche questo contribuisca a renderlo proprio un profumo unisex. Devo riuscire a farglielo portare una certa persona, magari ci riesco, visto mai. È la fine poi, eh? È la fine, vi dico. Sapete che effetto mi fanno determinati profumi. Comunque, penso che questo, assieme a Biblos di Biblos e l'Inter D, è il mio nuovo profumo della vita, forever and ever. E ve ne parlerò approfonditamente. Magari se vi piace l'idea, vi faccio un video con i miei profumi della vita del momento. Fatemelo sapere nei commenti. Questo comunque lo potete trovare sempre sul sito di Satricum, link in info box, e utilizzate il mio codice sconto, perché un 10% è sempre meglio che un carcio sui denti. Alfin, siamo giunti alla fine, all'ultimo profumo. Diciamo un medium cost, perché mi sembra che questo profumo stia sulle 22-24 euro massimo. È della Helan, che è un brand che è rivenduto sia in erboristeria che in farmacia e che mi piace molto. Ho provato anche la loro skincare e mi sono trovata benissimo.
Questo profumo è con me da circa 5 o 6 anni. Mi è stato regalato per la prima volta da una persona che ha fatto parte della mia vita, che non ha sempre fatto bene alla mia vita, ma che comunque non dimenticherò di certo per questo. Ho detto che probabilmente non avrei più ricomprato questo profumo, perché la seconda boccetta, che è questa, ormai quasi terminata, l'ho ricomprata mentre lui c'era ancora, e ora che lui non c'è più intendevo di smettere anche questo, però l'ho risniffato, gente, ed è di un buono che non lo so se manterrò fede a questa promessa che ho fatto a me stessa. Dannazione, vedremo, vedremo, ci sono tante altre gioie profumate nella mia vita al momento. Comunque, ha una piramide olfattiva, per essere melograno del Bosforo, molto complessa, ma andiamola a vedere. Allora, in apertura abbiamo ovviamente il melograno, che mi fa strano perché l'avrei pensato più nel cuore o nel fondo, visto che dà il nome al profumo. Quindi, insomma, un'essenza che magari ci portiamo dietro più a lungo. Comunque, apertura melograno, pepe rosa, cardamomo e frutti. Ed infatti è molto molto fruttato, molto dolce. E poi c'è il pepe rosa che si sente tantissimo e dà quella nota speziata, piccantina, un po' afrodisiaca. Buonissima. Poi, nelle note di cuore ci sono tutti i fiori. Fiore di melo, fiore d'arancio, fiore di pompelmo e incenso, che già si sente un po' dall'apertura, anche perché l'incenso è un tipo di essenza che è molto forte, per cui da metti a metti comunque la sua traccia la lascia in apertura, al centro e in chiusura. Niente da fare. E poi abbiamo sandalo, legno bianco, muschio, vetiver e legno di guaiaco come fondo. Quindi c'è tutta una parte speziata, quasi molto orientale, anche se definito, sì, vabbè, un aromatico speziato, comunque sì, ci siamo alla fine, per via del sandalo, del cardamomo, del pepe rosa, legno bianco, poi c'è il muschio che dà un pochino di dolcezza anche sul fondo assieme al vetiver, e poi il legno di guaiaco che impreziosisce il tutto. Anche questo è un profumo unisex, strano a dirsi, ma ebbene sì, anche se è molto più dolce, e quindi mi farebbe più strano sentirlo su un uomo rispetto a Intense Café, che poi sarebbe Aromatic Café di Satricum, e anche se mi piacerebbe veramente tanto sniffare il collo di un uomo e sentire un profumo dolce, quindi uno di questi due, così come Fahrenheit, che già lo sapete anche troppo abbondantemente, tanto per usare un rafforzativo quasi impossibile. Due profumi unisex veramente pazzeschi, anche questi. Intense Café di Montale, me ne sentirete parlare talmente tanto che vi verrà il vomito, ve lo dico da subito. E con questo la mia selezione di profumi caldi, avvolgenti per l'inverno si conclude qui. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete mai provato uno di questi profumi, se li conoscevate già, se vi hanno incuriosito, se vi hanno incuriosito anche i profumi Satricum, andate nell'info box, cliccate sul link che vi lascerò al loro sito e usate il codice sconto della Lizzy. Detto questo, io vi ricordo di andare a vedere i video delle altre fanciulline, di cui troverete tutti i link nell'info box, mi raccomando, perché ci sono altre esperte di profumi e chissà cosa hanno selezionato e chissà quali altri spunti ci daranno. Io non vedo l'ora di andarli a spulciare. Il video alla fine si conclude qui, vi si ama tutti quanti come sempre.
e ci vediamo al prossimo video. Miau miau.